Così stai in coda? Insomma. È pronta, amore? Prontissima. Come è stata la coda? È passata. Non pensiamoci più. Allora com'è? Bello, bello, allora aspetta. Bellissimo, ovviamente ero un po' emozionata perché giocare con un po' di gente intorno, io danza da prestazione, però bellissimo, cioè graficamente è fighissimo. I comandi sono quelli classici, era un po', io non ho mai usato le Donkey Kong nella sua macchinina, per cui io volevo Peach, ma però è bellissimo, lo vedo l'ora che arrivi a casa nostra. Eh no, è obbligato, è obbligato. Sì, sì, è obbligato. Va bene così, va bene così. Bello, bello. Com'è che si accelerava qua? Con A. Con la A. Ah, io sono il viruletto, quello che ti ho regalato. Ok. Via. Ah, ok. Devo pensare di avere il volante in mano. È molto dura, ecco, il coso così. Parecchio. Vai tranquillo, vai tranquillo, tanto un po' da prima in mano, che uscivo in mezzo ai maroni. Con la moto è una cosa, eccolo là, via Badu. Corso, 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 corso. Ma va, va. Che dire, gioco, aspetta solo questo, basta. Non c'è stata storia. Beh, oddio, sei arrivato mai che secondo proprio in anima, eh. Pensavo fossi a... Venite a commentare. Sì. Allora ragazzi, Mario Kart 8 per me è il gioco da aspettare. Io lo aspetto più di tutti i giochi assolutamente. Grafica spettacolare, precisissimo, nei controlli, bellissimi tutti i dettagli. Abbiamo provato solo una corsa, ma immagino che nell'insieme sarà uno spettacolo. Quando esce il Wii U non può non vendere. No, è impossibile. E ci troviamo tutti là a gareggiare insieme. Perché, bisogna. Ok? Mario Kart 8. Wow. Abbasso, abbasso i yeah. We'll be right back.
mi aspettavo un po' di più, però rimane uno dei platform migliori di sempre, è bello, lo aspetto con ansia. I livelli sono lunghissimi, sì, è durato quasi 6 minuti, no, più di bene, bene, se sono lunghi e belli e sono bene. Anche noi voglio provare Watch Dogs. Sono riuscito a prendere la bandierina. Oh. Bello questo livello. Bellissimo. Giocano solo loro, no? Sì. Allora ho avuto che hai provato il gioco. No, bisogna provarlo più a fondo. Il problema principale qual è? Che abbiamo visto così tante volte questi livelli nei video di gameplay che ormai li conosciamo a memoria. L'impatto è ottimo, visivamente è stupendo. Sono curioso di vedere i livelli successivi. Comunque day one assolutamente. Super Mario 3D World. Iniziate a studiare in questi 20 minuti, avete preparati, ci saranno 10 domande a cui rispondere. Dovete essere preparati sul gioco. Due è mortale. È meglio dei New Super Mario Bros. Sì. Sì. Quella Ugo mi hai lasciato. Ma che dire, graficamente è bellissimo. Carino il gatto. Le presi in Europa come no? Quella... allora no, graficamente ragazzi, veramente è la paura. Sembra un cartone animato iper realista.
day one. È il mio al day one. Mi sto divertendo come un animale. Super, vedi qua, vedi qua. Vedi là. Bello, 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 bello. Non com'è, però è bello, eh. È bellino. Allora, impressioni a caldo di Mario. Allora, intanto lo stand è bellissimo. Sono rimasto impressionato dalla grafica, che è realistica al massimo, sembra un cartone animato. Ribadisco, è un Mario classico, con molte più cose sicuramente, e bisogna provarlo tutto, non dico altro. Comunque l'impressione iniziale è buona. È divertente, anche giocato in è divertente. Compagnia. Ripeto, non rimani a bocca aperta come nei vari Galaxy, eccetera. È sempre parto lì, arrivo là, però colpisce anche la facilità del gameplay, funziona bene, abbiamo giocato insieme un po'. Bene. Lì è tutto liscio. Lì è liscio. Due gattoni. Pong? Certo! Albi, com'è la grafica di Pong? Bellissimo! Ragazzi, una figata! Questo stand per me è Walmart da Visibilio. Tutte le robe vecchissime, stupendo! Allora ragazzi, sto guardando Bayonetta nello stand della Nintendo, è impressionante graficamente e ci dà veramente il senso della potenza della Wii U. Non avevo mai visto una cosa del genere su una console Nintendo, quindi è un buon auspicio anche per il futuro. Allora, c'è un po' di stand di Call of Duty, un mega chissà cosa di FIFA e di Bayonetta la Nintendo cosa fa? Una misera postazione di Pong, quello è giusto. Bayonetta 2, miglior gioco per Wii U qua alla fiera, ha una sola postazione. Nintendo non sa vendere certi giochi. Solito problema di marketing che rimarrà in eterno. Marketing italiano, tra l'altro, perché comunque in Italia c'è una responsabile marketing. Sarà arrivato un disco solo della demo, cosa vuoi che ti dica? Masterizzala, masterizzate la demo! Migliore dello stand Nintendo. Ho voluto provare i comandi touch, sono molto semplificati, però
solo che possano permettere magari anche a chi non ha troppa dimestichezza con i giochi action di godere di un gioco veramente bello. Ragazzi, un casino che non avete idea, veramente tantissima gente, non eravamo mai venuti a una fiera, ovviamente è casa nostra, sta benissimo. Peccato un po' troppa confusione, quindi c'è un po' di difficoltà a girare, però è stupendo, veramente bello. Dicevi prima che dovevamo venire di notte? Di notte, io e te e Marta e basta. Sì, a vedere questa bellezza di... Dimostrazioni esclusive. Esattamente. Dimostrazioni esclusive per i tre di casa Nintendo. Preannuncia davvero uno Zelda fantastico e l'effetto 3D è... alza il volume! L'effetto 3D è strepitoso nel nuovo Zelda. Niente, no, non vedo l'ora di averlo fra le mani e manca poco! È meglio in 3D. È meglio in 3D perché la grafica non è che sia da visibilio, eh? Cioè in 2D la grafica non lascia stupefatti, ben fatto, normale, però quando si mette il 3D, essendo dall'alto, acquista moltissimo. Da, per 3DS sicuramente ottimi dal punto di vista del 3D, è perfetto, si vede bene, si vede che è concepito proprio per sfruttare il 3D. Ovviamente fanno provare una piccolissima parte di un dungeon, per cui non saprei dire molto sul gameplay. Diamo anche i biglietti da visita. Andiamo a casa. Ah, adesso ho le carte, non ha più. Ovviamente 4 è quello più basso. Ma più i dati? No. Almeno in questo tabellone, perché ho detto che ogni tabellone ha regole diverse. Diamo un minigioco. Thank you.
fatta, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. Com'è questo gioco? È un po' presto per giudicare. Però non vediamo l'ora. Come tutti i party game. Non vediamo l'ora di giocarlo in montagna. Voglio relax a Costa Games Week 2013-2014. Stancantissimo ragazzi, 40 bar, sono finito, basta, adesso voglio andare a casa e mettermi a giocare con la mia Wii U. Quello è vero, la Wii U manca tanto anche a me. Abbiamo Wii U a casa, fresco d'acquisto, non vedo l'ora di tornare a casa a giocare, anche se è stata un'esperienza bellissima, la rifarei mille volte. Nonostante i piedi dolenti, chi è? L'anno prossimo? I piedi dolenti. Ah, ok. Dai. Perdonate la caramella. Ma anche le palle dolenti ormai. L'anno prossimo. Beh, per fortuna non è il mio problema. Ci procuriamo il pass per la stampa l'anno prossimo. Veramente, sì. No, veniamo come youtuber ufficiali di Nintendo noi. L'anno prossimo.